Per quanto riguarda il dibattito sull'euro, sentiamo spesso tirare in ballo i mercati, la famosa reazione dei mercati. Noi allora siamo voluti venire proprio qui al mercato a capire come la pensano. Certo, è il mercato della frutta, ma pur sempre di mercato si tratta. Andiamo a vedere. La frase che va per la maggiore quando chiediamo ai sovranisti come mai hanno abbassato i toni sulla questione dell'euro, ci dicono che i motivi sono principalmente due. Uno, che hanno paura della reazione dei mercati, e la seconda è che la famosa signora Maria non capirebbe. Noi quindi abbiamo voluto prendere due piccioni con una fava, siamo venuti al mercato e adesso chiederemo alla signora Maria. Adesso siamo in compagnia della signora. Ma succede qualcosa? No, è per il web, è una domanda. No, è No, perché. è per il sito web, una domanda sull'euro. Lei come si chiama? Signora, solo il nome. Lo so. Rosetta, che però per noi in questo momento è la signora Maria. Signora Maria, lei la spaventa un'ipotetica uscita dall'euro? Certo che l'euro c'è accisa, tutto quanto, non solo a me i commercianti, non solo i commercianti, anche per chi si capisce lo stipendio. Creato problemi. Come moneta creato problemi a tutto il mondo, non solo a noi, a tutti, sì, e qua, dappertutto. Si Ok. sono solo arricchiti loro. Nel commercio suo, lei andava meglio con la lira Ma quando c'era la lira? molto molto meglio, ho trovato il peggioramento 100-100. E io ho 9 nipoti, stanno tutti in mezzo a strada. E Perfetto. io ho 73 anni e devo ancora lavorare per soccorrere ai giovani. Ok, quindi lei non è spaventata da un'eventuale uscita dall'euro? No, è più di spavento di questi, che cosa dobbiamo fare? Ok, una domanda a bruciapelo. È contento dell'euro? No, perché io non avrei una banca di soldi, adesso no, perché 50 centesimi e niente, una mangia così, anzi, Signore se Antonio ci non fa fai capire che niente. prima guadagniamo tanti E soldi. magari, Allora facciamo un esempio. perché Questa borsa io, lei mi ha detto, scusi, mi quanto sa. costava con la lira questa? E che sai come, quanto costava? 10.000 lire, almeno. 10.000 lire. Oggi 5.000 lire. 5 euro. Andava a bar, magari mettevo 10 lire o massimo 20 lire. Ora metti 50, E c'è 50 50 centesimi centesimi. e quasi 1.000 lire che io ci do. Ecco che io a fine mese non ci trovo quei soldi. Quindi un movimento, un partito che adesso per le elezioni europee proponesse l'uscita dall'euro, lei lo sosterrebbe? 100.000 volte. Grazie, È signor Antonio. perché è tutta un'altra cosa, è un'altra cosa. Io vedo più soldi, adesso io non vedo mai soldi. 2 euro non viene considerato, 1 euro non viene considerato. Non viene considerato mai l'euro, perché 1 euro non vale Andiamo niente, avanti. invece prima è un qualcosa. A 50 centesimi era 1.000 lire, e tu hai 1.000 lire da marita. Assolutamente. Grazie, signor Antonio. Grazie. Se un partito o un movimento facesse campagna elettorale dicendo di volerci portare fuori dall'euro, lei lo voterebbe? Sì. Ok. La signora Maria non è spaventata dall'uscita dall'euro. Qui siamo al mercato, i famosi mercati, non quelli finanziari ma quelli reali. Mentre i mercati finanziari hanno paura dell'uscita dall'euro, i mercati reali sono invece entusiasti. Allora, signor Antonio, queste che sono queste? Come si chiamano? Polipetti, 12 euro al chilo. Questi quando c'era la lira a quanto li vendeva lei? A 10.000 lire al chilo. Cioè, ora 12 euro al chilo, quando c'era la lira costavano 10.000 lire al chilo. Siamo ormai alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni europee, eppure il dibattito sul nuovo euro sembra essere sparito dai programmi dei partiti, anche di quelli cosiddetti sovranisti. Ma dato che non può esserci sovranismo senza ritorno alla sovranità monetaria, speriamo che si tratti solo di una strategia di comunicazione. Sentiamo dire che i mercati si spaventerebbero e che la signora Maria, la famosa signora Maria, non capirebbe quelli che sono i temi del no euro e del sovranismo. Ma siamo sicuri che questa sia la strategia giusta?